Giovedì 22 novembre all'Istituto Parri di Bologna si è tenuta la presentazione del libro Il 68 lungo la Via Emilia. Abbiamo chiesto agli autori e allo storico Mirko Dondi perché, a distanza di 50 anni, è ancora importante raccontare il 68. Sì, il libro cerca di ricostruire le vicende del movimento studentesco in Emilia-Romagna tra il 1967 e il 1969. Ed è strutturato in tre parti, una che riguarda in particolare il movimento studentesco all'interno dell'università e nelle scuole superiori, una seconda parte invece che riguarda ciò che è accaduto fuori dalle aule scolastiche, quindi il movimento studentesco sul territorio con una serie di mobilitazioni che si intrecciano con grandi questioni come ad esempio quella del Vietnam, e una terza parte invece che è dedicata alla peculiarità del 68 nella nostra regione, che è una regione che era governata dalla sinistra, in particolare dal Partito Comunista, quindi il tema è il rapporto tra movimenti, istituzioni e quadro politico generale. Abbiamo lavorato su fonti a stampa, su fonti archivistiche, quindi abbiamo cercato di fare un lavoro rigoroso che fosse anche però una narrazione appunto della molteplicità di eventi che hanno caratterizzato quel periodo. Le fotografie raccontano sempre uno spaccato che le parole difficilmente riescono a rappresentare. Non riguarda solo il 68 in Emilia Romagna, ma le masse di studenti che invadono le piazze, le masse di studenti che invadono le strade, ci raccontano appunto un'epoca che è quella appunto dell'azione collettiva, un'epoca della grande conflittualità sociale di una generazione di ventenni che mette a soqquadro e mette in discussione i rapporti di potere esistenti all'epoca e quindi segnano una cesura. Ora, tutto questo lo si può fare in molti modi, lo si può fare guardando un giornale, lo si può fare ascoltando la musica, lo si può fare guardando i manifesti, la grafica dell'epoca, eccetera, e lo si può fare anche attraverso appunto l'immaginario, diciamo, realista delle fotografie. Secondo me, in un'epoca come la nostra, che è un'epoca che viene presentata soprattutto mediaticamente, poi nella realtà le cose non sono poi così lineari, come un'epoca di spoliticizzazione in cui i giovani comunque non partecipano, non sono coinvolti, dico una presentazione mediatica, proprio nella realtà esistono anche molte associazioni, molti movimenti, eccetera, eccetera, riflettere, conoscere quest'epoca che invece si è caratterizzata per una grande mobilitazione delle masse giovanili, una grande speranza di emancipazione, una grande volontà di partecipare è fondamentale, cioè rappresenta uno stimolo, una visione di un mondo in cui le cose erano diverse. Il 68 si capisce a livello mondiale perché è uno straordinario contagio emotivo che rimbalza da un paese all'altro, dagli Stati Uniti alla Francia, all'Europa, alla Germania. C'è un grandissimo pendolarismo di viaggio, c'è la musica che è una sorta di comune denominatore, diventa un paesaggio sonoro di questa generazione. Quindi ci sono molti aspetti del 68 che lo rendono straordinariamente interessante anche a distanza di 50 anni. La nostra è una generazione che sotto molti punti di vista vive in un paese che non è adatto, cioè non soddisfa le nostre aspirazioni, e noi dobbiamo avere il coraggio di cambiarlo questo paese, di mobilitarci, di scendere in prima persona. E quindi un'epoca in cui i giovani l'hanno fatto, secondo me, è molto stimolante per un confronto critico, per l'idea che appunto le cose, se sono così, non vuol dire che devono essere così per sempre. È quello che dicevano poi anche i giovani del 68. È sempre stata così l'università, è sempre stata così la scuola, qualcuno gli diceva rimarrà sempre così. No, rimarrà sempre così se non farete niente per cambiarla.